collegate e anch'io controllo la connessione. Oggi siamo già alla puntata 45. Sì, 45. Wow. Ridendo e scherzando, siamo già quasi 2 mesi insieme. Allora, voi come sempre vi chiedo di farmi qualche commento o like per capire se mi vedete o mi sentite. Dunque, vediamo. Dovrei esserci. Ecco, sì. Perfetto. Buon pomeriggio di nuovo. Aspetto ancora qualche commento prima di partire in quinta, quindi sto ancora riscaldando la voce intanto che voi vi fate sentire. Ok, grazie Luana per il tuo saluto, Francesca, perfetto, ci siamo. Quindi di nuovo buon pomeriggio a tutti. Oggi, come anticipato, abbiamo con noi un nuovo ospite, e, un nuovo ospite che un po' ci parlerà. Ci darà qualche suggerimento proprio collegandoci alla situazione in cui ci troviamo, ovvero siamo tutti in casa, col fatto che la maggior parte delle persone non esce per lavoro, ovvero magari lavora in smart working. Ecco perché ho voluto invitare una professionista esperta di immagine, una consulente d'immagine, proprio per darci qualche suggerimento per quanto riguarda la nostra immagine e per darci appunto consigli per come uscire al meglio, visto che adesso a breve finalmente potremo uscire. Quindi è con piacere che invito qui con me Cinzia Ganeo. Quindi Cinzia, un attimo, dammi il tempo di collegarti. Noi con tanti like la cogliamo. Ecco Cinzia, ciao! Aspetta, aspetta che non ti sento. Ecco adesso microfono. Ciao Cinzia, benvenuta. Ciao Petra, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Grazie Ciao. per aver accettato il mio invito qua sulla pagina Grazie e a te. per contribuire anche tu con la tua professionalità e darci qualche spunto e qualche suggerimento. Quindi, come ho già anticipato, tu sei una consulente d'immagine, infatti si vede, sei proprio precisi i colori dalla tinta dei capelli e tutto. E stavo dicendo prima di invitarti, appunto, che la maggior parte delle persone è chiusa in casa o perché appunto non può lavorare oppure anche in smart working. E cosa succede nella maggior parte dei casi? Almeno tante persone che conosco e con cui parlo dicono che si stanno un po' trascurando adesso in questo periodo che sono a casa. Ecco, puoi darci qualche suggerimento? Ne parliamo insieme, cosa ne pensi tu, cosa possiamo fare e come anche prepararci al meglio adesso che dopo il 3, il 4 di maggio possiamo finalmente uscire un po' di più e quindi non possiamo rimanere in pigiama e continuare a stare in tuta, quindi dobbiamo Assolutamente. prepararci anche ad uscire. Ecco, quindi. Allora, per stare in casa, innanzitutto, il mio consiglio è quello che lo dico anche sempre, anche nelle dirette che abbiamo fatto in passato con te, Petra. Immaginate di andare a lavoro, immaginate di alzarvi proprio e fare le stesse identiche cose di quando andavate a lavoro, cioè doccia, sport, vi lavate i capelli, vi preparate le cose da mettervi per appunto che vi servono proprio per la giornata. Se nel caso fate lo smart working, logicamente avete ancora più voglia di fare questo perché magari i capelli ve li lavate di più, vi fate la piega, vi truccate, soprattutto poi nella parte alta, che dopo magari rimanete anche con no, le ciabatte no, le ciabatte no, però magari anche scalzi oppure magari con qualcosa insomma di comodo si può stare, però la parte alta è importantissima per chi fa smart working. Ci sono parecchie persone qua che fanno smart working, Petra, tu che sai? Ma c'è un po' di tutto, sia persone che lavorano appunto smart working oppure no, che riescono, fanno solo collegamento internet senza interfacciarsi, diciamo, Ok. visivamente. Ah, ok, quindi perfetto. Ma magari ecco, parlo un po' più anche per quelle che fanno smart working e che
magari si fanno vedere, ecco, curatevi i capelli, il trucco, la pelle, magari scegliete anche proprio un colore di abito, di vestito che sia logicamente appropriato con quello che fate, ma continuate ad utilizzare gli stessi abiti che magari andavate al lavoro, non dimenticateli nell'armadio perché sono essenziali anche per voi stesse, perché quanto siete importanti, sto parlando di donne, però magari anche gli uomini, quanto siete importanti voi in questo periodo? Tantissimo, perché ci hanno messi dentro in gabbia, ci hanno fatti stare dentro, e quindi anche la nostra bellezza se ne va un po' sotto, perché magari non andiamo a fare shopping, che non compriamo niente, non andiamo dal parrucchiere, non andiamo magari a comprarci magari dei trucchi anche che servono proprio ce li portano anche a casa, quello sicuramente, però magari ti servono meno perché dici tanto sono a casa, non mi trucco, e invece non è così, perché a casa c'è la famiglia, a casa ci sono i figli che vi guardano, il marito, il compagno, quello che è, quindi è importante mantenere la propria immagine. Il pigiama toglietelo, lo so che magari tante di voi non lo usano, però togliete il pigiama, togliete magari anche quella tuta che magari è un po' pesante per la vostra immagine, usate magari qualcosa di scollato. Scusami se ti interrompo, magari una volta ogni tanto ci sta anche stare tutto il giorno in pigiama, perché uno che lavora è anche un sogno, sta tutto il giorno in pigiama, tanto non devo uscire, però che non diventi un'abitudine, perché poi... Esattamente. Magari al pigiama, ecco, magari se avete un pigiama un po' carino, ecco, magari oppure se vi acquistate dei pigiami, acquistateli che magari sono, non dico un po' sexy, però magari un po' femminili, ecco, non magari con un po' da bambine, ecco, che così è più interessante anche stare in pigiama, ecco. Perché... Ho già un commento, c'è Corinna che scrive: io faccio la didattica a distanza, faccio videochiamate con i bambini, ma ci sono anche le mamme, i papà e i nonni dall'altra parte ad aiutare i bambini, quindi anche questi è giusto che si un po', che non siano proprio col foulard in testa o che ne so, trascurati, insomma è carino anche presentarsi a chi sta, al docente che sta dall'altra parte dello schermo, presentarsi in modo un po' più ordinato e curato. Assolutamente sì, però questa è una cosa che quando magari vedono noi, esattamente, tipo, non so, fa la didattica, e quindi quando magari ti vedono in un certo modo, quindi anche loro dall'altra parte cosa fanno? Si sistemano di più, no? Perché dicono, non è che è un po' di suggezione, però dicono, ma se mi preparo, guarda che bella che era la signora, guarda che bella che era, aspetta che mi preparo anch'io. Quindi è proprio una cosa che, come si dice? Sì, un cambio, cioè entrambe le parti sono, esatto, curate. Quindi c'è proprio bisogno anche di stimolare proprio le persone, ecco, perché se ti vedono bella, logicamente poi anche loro si fanno belle, anche loro. Ecco. Anche perché se sei curato a casa, anche se non devi uscire, ti fa proprio stare meglio se sei in ordine e ti metti anche qualcosa di carino, anche per il compagno o la compagna, ma anche se non hai nessuno, anche per te stesso. E quando passi davanti allo specchio, se ti vedi ordinato e curato, ci fa stare bene. Hai qualche suggerimento? So che tu hai, a parte tu fai consulenze individuali, e per valorizzare anche dal taglio di capelli alla scollatura in base alla forma del viso. Puoi dare qualche suggerimento per quanto riguarda, vedo la tua scollatura particolare, per chi è adatta a questo tipo di scollatura? Allora, è adattissima per tutti i visi ovali soprattutto, ma anche per i visi diciamo un po' più quadrati e tondi, diciamo un po' piccolini, perché tende praticamente ad allungare, perché più c'è una scollatura nella parte praticamente che si verticalizza, e quindi anche il viso in automatico diventa un po' più lungo, diventa tutto più snello. Cioè è una cosa proprio, cioè la scollatura è molto importante, come la lunghezza del taglio di capelli, che è molto importante, e anche la frangetta. Logicamente io, avendo un viso ovale, proviamo a vedere se qualcuno di voi ce l'ha, che la maggior parte insomma ce l'ha ovale,
non tutti, però la maggior parte si può permettere appunto una scollatura così, ma poi nell'insieme ci va anche il colore, perché l'abbinamento con la forma del viso, l'abbinamento praticamente con l'incarnato, con il colore della pelle, messi insieme fanno l'armonia, la sintonia proprio del viso. Quindi è proprio importantissimo curare questi piccoli dettagli, che poi, ripeto, anche stare a casa, se avete le giuste cose, non è che serve tantissimo. Cioè, quando avete un bel colore di capelli, che magari questo periodo ve lo fate magari anche a casa, magari la vostra parrucchiera magari vi può dare una mano, la frangetta magari la tagliate, oppure una bella coda, per esempio, quindi si può un rossetto così. Io, per dire, non è che sono truccata, mi sono solo un po' sistemata proprio appena, ma così ci sto anche a casa, così sono al lavoro, così esco proprio di casa, ecco. Dopo cambio logicamente il colore. Un giorno magari sono con magari la tuta da ginnastica, che magari anche quella importante, tutta da ginnastica, che può essere anche una t-shirt, con un certo tipo di scollatura. Perché magari la lezione online di ginnastica. Sì, sì. Anche quella è importante, perché la scollatura, anche le maniche, in base proprio alla forma. Quindi è importante capire la forma del viso per adattare la forma della scollatura e dei capelli. Ad esempio, giusto una domanda, chi invece ha le spalle strette piccole, che non ha le belle spalle larghe? Allora, chi non ha le spalle, chi ha le spalle strette piccole può sempre adottare una scollatura anche abbastanza un po' più larga, diciamo, tipo a barchetta. Ecco, così la pelle tende a volumizzare e quindi cosa succede? La spalla diventa anche un po' più larga. Se non si può magari in questo periodo, si aggiungono delle spalline, per esempio, quindi dopo c'è anche la forma del corpo, che è importante da conoscere, se sei una clessidra, una mela, insomma ci sono varie cose da capire prima, per poi andare proprio a mettere l'abito sopra, e la stessa cosa il taglio dei capelli. Insomma, cioè, bisogna un po', come si dice, bilanciare il viso con il corpo. Quindi sì. Intanto vedo, controllo, scusami ogni tanto se c'è qualche commento, a parte i saluti. Allora, io mi trucco sempre come prima, bravissima Luana. Bravissima. Poi non so, Luana, se lei esce per lavoro oppure sta a casa. Allora, se avete qualche domanda scrivete pure, così io poi la riporto. È divertente anche proprio per la nostra autostima, per il nostro stare bene, perché ti fa sentire bene, ti fa essere anche più gioiosa quando ti sistemi, ecco. Beh, Cinzia, a me colpisce molto il tuo slogan, bella a modo tuo. Cosa intendi? Molto carino questo bella a modo tuo. Allora, bella a modo tuo nasce praticamente da bella, che significa, secondo me, donna, perché, non so, tu sei bella, tu ti prendi cura di te. A modo tuo c'è un metodo, a modo che c'è un metodo, tuo perché sei tu che decidi. E io praticamente ti accompagno solo, perché logicamente ognuno sa fare il proprio lavoro. Io, per dire, nel tuo caso pratico lo yoga facciale, pratico da più di 6 mesi, sono nella base, però ogni giorno logicamente è come se io mi mettessi ad insegnare yoga facciale, lasciamo stare, è una cosa che comunque... Quindi, bella a modo tuo significa che tu donna devi avere un metodo e poi te lo personalizzi. Per valorizzare ancora di più se stessa, dal carattere allo stile. Esattamente, per dire, io ho questo modo mio di essere che è molto semplice e adotto magari certi tipi di colore, cerco la semplicità e ho un mio stile, e quindi la stessa identica cosa vale per ognuna di voi, ecco. Ognuna ha il proprio stile. Tu, Petra, hai uno stile, io ne ho un altro. Sono
Mi sono ricordata adesso perché io Cinzia l'avevo già invitata nei miei gruppi privati di allenamento, dove sono gruppi chiusi solo per i miei allievi. E se possiamo anche qui dare quel suggerimento molto bello di fare un cartellone molto carino, quello. Allora, come lo chiami? Allora, questo purtroppo sai cosa? Perché oggi sono venuta a girare dei video e non ce l'ho. Perché... ma non importa se lo spieghi. Allora, vi spiego cosa dovete fare. Allora, per ricercare il vostro stile, i vostri colori, le vostre forme, queste cose sono dentro di voi, cioè in ognuno di noi. Io posso, scusatemi, io posso consigliarvi qualcosa, però siete poi voi che dovete personalizzare la vostra, il vostro stile. Quindi è una ricerca dello stile. Vi faccio vedere esempio. Prendete magari un foglio, magari più grande di questo, no? Magari un cartellone un po' più gigante. Sai che non ce l'ho, Pedro. No, ma spiega, non è un problema. Perché essendo a casa sono più libera e quindi ho acquistato delle riviste, che dovete fare anche voi, acquistare proprio delle riviste che sia... magari abbiamo già... Sì, esatto. E appiccicare a questo foglio il taglio di capelli che vi piace, l'orecchino che vi piace, il colore del rossetto oppure proprio il rossetto che vi piace, dove potete anche acquistarlo, anche la marca proprio del rossetto, non so, la gonna, il vestito, esempio, magari se vuoi lo metto, ti faccio una foto e metto sotto. Sì, dopo possiamo postarlo al termine, certo. Esatto, questa sera. Perché spiegarlo è più difficile che farlo vedere, mi sembra. No, praticamente ritagliare anche i modelli di vestiti che ci piacciono, che ci colpiscono. Esatto. Non so, ti piace questo stile, ti piace questo vestito, lo ritagli dal giornale e lo appiccichi praticamente nel tuo foglio, in modo che tu abbia tutto quello che ti piace già visibile. Anche le scarpe, le borse. Scarpe, borse, accessori, taglio di capelli, sì. Frasi ispirative, frasi energiche, tutto quello che praticamente ti serve proprio per la tua immagine e per valorizzarti al meglio, ecco. Uh-huh. E poi tu lo tieni là davanti a te, spesso lo fanno con le foto prese da internet, però non è la stessa cosa, perché devi vederlo, è come avere un obiettivo da raggiungere, quindi quando dovrai acquistare qualcosa, che sia in internet, online, che sia magari anche in un negozio di abbigliamento o qualunque cosa, cosmetica, eccetera, eccetera, sai già quello che devi acquistare. E non vai, praticamente dici, o non ti fai influenzare dalla commessa, che magari può succedere, ecco. Ed è importantissimo avere una visione di quello che ci piace. E tu hai detto anche che tra un anno, visto che tu, se non sbaglio, se non ricordo male, l'avevi già fatto anche in precedenza, hai notato che comunque col passare degli anni magari cambia qualche modello, però lo stile è sempre più o meno simile. Esattamente, lo stile è sempre quello. Ed è stato bellissimo questo periodo, perché comunque stai a casa e fai delle cose che magari non le fai quando sei praticamente al lavoro, perché sei piena di cose. Quindi l'ho rifatto non dopo un anno, anche dopo 2 o 3 anni. Ecco. Mm-hmm. Ed è stato bellissimo, perché magari aggiungevo proprio dei colori che praticamente uscivano, perché anche... Ci sono certi colori che ci stanno bene, come sapete già, certi colori che ci illuminano, certi colori che invece ci spengono, anche proprio lo stesso il colore di capelli, dipende che incarnato sei, mm-hmm. se sei una tipologia calda, fredda, se sei una primavera, estate, autunno, inverno, insomma, ci sono un sacco di cose da fare. Però quando voi avete tutto il vostro stile davanti con le vostre foto, avete già visto tutto di voi, ecco. Quindi tu dici che se noi ritagliamo qualcosa, diciamo, quello è il nostro stile, non è che noi ritagliamo qualcosa poi addosso a noi non ci sta. No, perché piace a voi, piace a te, Petra, non è che piace a me. Dopo cosa succede? Appunto, quando entri nei negozi vai ad acquistare proprio quella cosa, dici, magari simile, perché magari non è che la trovi uguale, però vai diretta su quello che praticamente ti piace. Ok,
Allora, vediamo, Sonia, si può fare qualcosa per mimetizzare o ridurre il doppiamento? In questo momento Allora. mettere una sciarpa? No, a parte lì. No, 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 perché vai a scherzo. o fai un o No, metti beh, non so se si riferiva al abbigliamento o se allo yoga facciale per il doppiamento, ci sono esercizi per il collo e qualcuno l'ho già mostrato domenica, quindi Sonia, se ti sei persa qualche puntata precedente, ti suggerisco di andare a rivederla per quanto riguarda lo yoga facciale. Allora, io innanzitutto proporrei lo yoga facciale perché c'è quell'esercizio Petra che è fantastico, L'ho mostrato anche il qui, non tutto completo, collo. non tutto completo come a voi, ma mezzo esercizio che già va anche bene, quindi. Uno, gli esercizi che sono importantissimi. Seconda cosa, il collo, non devi mai metterci dei colletti che magari arrivano praticamente di girocollo, piuttosto scollati, perché comunque così si allunga di più e non si vede. Se tu lo vai a coprire, si nota molto molto di più. Adesso poi che abbiamo le mascherine, fammi pensare, devi scegliere un colore che sia giusto per il tuo incarnato, perché altrimenti noti proprio la differenza, perché mettendo qua che la mascherina tante volte arriva qua, lo noti ancora di più. Quindi con il caldo che arriva non è che puoi nasconderlo. Io ti consiglio una bella scolatura e il colore della mascherina che sia in armonia con il tuo incarnato. E secondo me adesso col fatto che dobbiamo mettere le mascherine è molto importante valorizzare gli occhi, lo sguardo. Assolutamente sì, anche perché purtroppo non possiamo metterci il rossetto quando mettiamo la mascherina, ma io ci ho provato una volta, ho dovuto buttare via la mascherina. Però ecco, l'occhio è importantissimo perché esprime tantissimo e quindi magari ecco, coloratelo sempre con i colori, con gli ombretti giusti e anche lo stesso il contorno dei capelli, perché cosa si vede? Si vede praticamente solo la parte sopra. Se siamo vestite, se siamo un po' più scollate, vedi il décolleté, quindi tiriamo fuori questa femminilità, freghiamocene Sta e cadendo la spallina. Allora, Giovanna si dice ora dobbiamo valorizzare gli occhi, esatto. di la verità che ti ho fatto togliere la giacca, che così almeno sei più sexy. Allora, vediamo se c'è ancora qualche commento. Si può sì, valorizzare gli occhi, autostima. Sì, anche gli occhi, ripeto, sono importanti. Io oggi no, davanti a un video, davanti quando lavori così, purtroppo non mi trucco tantissimo, infatti sono molto acqua e sapone perché il video con le luci e tutto fa un occhio che se non sei una make-up artist professionista, ti viene magari un occhio più grande o uno più piccolo. Quindi è da stare molto attenti, però truccatevi, abbondate proprio di mascara, abbondate di mascara, magari mettete appunto il colore giusto del vostro incarnato in base proprio alla tipologia che siete di incarnato. Dicono che ci sono anche rossetti che non macchiano. Sì, ma anche sì, non ha tanto senso, diciamo, se tanto ti copri e magari in casa lo metti il rossetto proprio per uscire, sì, se tanto non si vede. Io consiglierei magari, ecco, io metto spesso anche non è un gloss, è una crema, un burro, diciamo, che comunque ti ammorbidisce le labbra, ecco, che così non sporca, non è colorato, questo l'ho proprio acquistato per questo motivo, perché mi piace avere sempre le labbra idratate, quindi sotto la mascherina labbra idratate, che così fa anche bene. Qua Graziana chiede per le bionde i colori più adatti. Allora, per le bionde, beh, dipende anche dai colori che tu indossi per l'abbigliamento. Possono essere gli azzurri, può essere anche il nero, però magari un po' più grigio antracite più che nero forte, ecco. Magari quei grigi, quegli azzurri, quei toni rosati, magari anche un po' non proprio perlati, che si vedono i brillantini, ecco, però magari un po' opachi, quindi rosa, azzurro, poi dipende dal colore degli occhi che hai e ripeto da come ti vesti, quindi e il colore della mascherina che hai, che adesso ci sono un sacco di colori di mascherine, anche quello è molto interessante. Per chi ti Bisogna mettere tutto in palette. vuoi? Sì,
Sì, infatti ci vorrebbe un colore di mascherina come il mio vestito, che così la metti e fai tutta l'armonia, perché ci deve essere proprio l'armonia nell'insieme, proprio colore di capelli in armonia con il rossetto, con gli occhi, e deve essere proprio delicato, ecco, non esagerato. Bene, vediamo se c'è ancora qualche commento. Nel frattempo, allora, no, ci sono solo saluti e complimenti per l'argomento. E cos'altro potremmo, qualche altro suggerimento? Anche adesso, ad esempio, chi ha anche problemi con i capelli, perché ad esempio non possiamo andare dal parrucchiere, hai qualche suggerimento così veloce da dargli? Allora, uno, se vi siete fatti aiutare dalla vostra parrucchiera, è importantissimo che vi abbia dato magari anche un colore giusto, che non siete andati al supermercato ad acquistarlo, piuttosto che però imparate anche a farvi il colore da sole, perché magari serve per necessità, perché questi periodi servono anche per dopo, perché magari quando si andrà dal parrucchiere adesso è tutto affollato, quindi. E poi affollato. Affollato più che affollato, nel senso che prima che arriva il nostro turno. Bravissimo, bravissimo. Prima che arriva il turno, quindi c'è ancora da aspettare parecchio, insomma, se non hai una lista d'attesa che il tuo parrucchiere ti permette di fare, insomma, di avere. Comunque, impara a farti il colore da sola, che poi è semplicissimo. Io ho aiutato tantissime donne, appunto, con dei video proprio a fare questo, a farsi il colore da sole a casa. E come ti dicevo, Petra, stamattina ho fatto un video proprio di come fare i colpi di luna, per esempio. Infatti, ho il colore appena fatto, l'ho fatto io stamattina. Quindi sono tutte cose che se ti fa seguire magari da qualcuno di professionale, una professionista, ecco, ti aiuta in molta semplicità, che così perdi poco tempo e anche spendi meno denaro, insomma. Comunque sì, purtroppo è un po' difficile, però ci dobbiamo adattare a tutto ciò e bisogna essere autonome della nostra bellezza. Questa è una cosa che lo dico sempre da molti anni, infatti Bella Modo Tuo nasce proprio per questo, per essere autonoma di te, della tua immagine, della tua bellezza. Non Perché sempre dipendere dagli altri, quindi se non ci sono gli altri io mi sento meno bella. È giusto anche sapersi da soli curare, esatto. è un po' come lo yoga facciale, cioè non andiamo ad andare a farci massaggi magari sul viso, ma vai una volta quando magari vai. Quello non esclude, cioè è giusto anche ovviamente affidarsi ai professionisti, ma nel caso non ci siano, è giusto e utile sapere anche altre tecniche, quindi avere anche altri piani, essere capaci di gestirci anche da soli, non sempre dipendere tutto e per tutto dagli altri. Esatto, sono Questo non vuol pienamente dire che d'accordo. uno non deve mangiare ogni giorno al ristorante, se lo vuole, però se chiudono tutti i ristoranti devi essere in grado anche di cu saper cucinare, cucinarti da solo qualcosa. E questo riguarda anche la cura dei capelli, le unghie, che tanti, oddio, adesso cosa faccio? Mi faccio crescere 2 metri le unghie? No, devi essere in grado anche in qualche modo di aiutarti o farti aiutare, magari appunto dalla tua estetista di fiducia, dal parrucchiere, magari ti spiega e riesci a farlo anche da solo. Sì, dopo io incontro tantissime donne che hanno poco tempo, perché c'è chi lavora, anche Chi ha figli, che non riesce a stare dietro smart working, che figli, anche un altro paio di maniche. assolutamente sì, mariti, poi magari anche le mamme, nel senso nonne, nel senso le mamme che magari da accudire, da stare attenti, quindi c'è poco tempo, però il mio consiglio è prendetevi mezz'ora, un'ora del vostro tempo, che è fondamentale sia per la vostra autostima, cioè per quello che siete voi donne alla fine, perché siamo donne, siamo importanti, valiamo, dobbiamo fare un sacco di cose, dobbiamo anche mantenerci belle, però basta anche 10 minuti al giorno. Poi nel mio gruppo, per esempio, spiegavo, in poco tempo, in un'ora, puoi fare tantissime cose. Se ce le hai programmate, e poi anche programmarsi la giornata, programmarsi il tempo con i figli, programmarsi il tempo col marito, programmarsi il tempo per far da mangiare. Ho tantissime donne che 2 ore
per fare il pranzo, 2 ore per fare la cena e dopo il resto riescono a gestirlo tra lavoro e tutto. Quindi tutto si può fare. Tutto. Sì, certo, sicuramente essere ben organizzati aiuta e alcune volte però purtroppo vengono anche gli imprevisti, anche tutti i programmi, tutto, c'è sempre qualche imprevisto. Però se tu... Anche la voglia, anche la voglia stessa. Perché magari io alle 7:30 faccio yoga facciale, sono 20-25 minuti, ma dico lo faccio perché è una cosa che mi fa stare bene poi. Mm-hmm. E poi magari anche se non lo faccio tutti i giorni, ma lo faccio 3-4 volte alla settimana, anche tu consigli di farlo tutti i giorni, però logicamente il tempo è quello che è. Mm-hmm. Però aiuta perché serve. Ecco. Assolutamente sì. Allora vediamo, c'è Maria Chiara che chiede cosa ne pensi dell'ENE. Adesso allora l'ENE rispondere, so che hai un passato anche da parrucchiere, quindi magari puoi anche rispondere a questa domanda. Sì. Allora, il discorso dell'ENE va benissimo se sono quelli naturali, logicamente comprati, acquistati in erboristeria, però dopo dipende appunto dal colore che ti fai, perché magari c'è lo scuro, c'è il rosso, c'è quello magari che... E poi diventano anche un po' verdini spesso, da quello che so. Sono delle erbe, va bene e non va bene, perché c'è chi è anche magari allergico, che non è detto che i colori dei parrucchieri sono i peggiori, insomma, che non fanno bene. I colori dei parrucchieri sono quelli più ricercati, perché io ho riscontrato anche proprio negli anni, anche adesso delle volte mi capita, che ci sono persone che hanno i capelli, cioè che sono allergiche a certe erbe, per esempio. Uh-huh. L'ENE è comunque da stare attento. Poi è difficilissimo da togliere se tu ti devi fare praticamente, non so, delle schiariture, perché magari diventa, ripeto, verde, diventa rosso, diventa arancio. Quindi è anche difficile per il parrucchiere fare e togliere appunto questo. Uh-huh. Però, insomma, se hai un capello naturale e vuoi mantenere quello per coprire un po' il bianco e avere un capello lucido, perché comunque ti fa il capello lucido, va benissimo. Magari. Allora, poi c'è Monica che chiede se il rossetto sta bene a tutte. Allora, il rossetto sta bene a tutte, dipende quale colore. Mm-hmm. Perché la nostra bocca ha ognuna al suo colore, ognuna al suo incarnato, come l'incarnato proprio della pelle. E quindi bisogna scegliere il colore giusto. Ci sono certe che hanno magari la bocca un po' più grande e... Allora, Julia Roberts, diciamo, mi viene su. Bravissima. Vai solo un po' a valorizzare magari le labbra, quindi tendi ad acquistare un rossetto del colore delle labbra. Logicamente, se acquisti un rossetto che non è del tuo incarnato delle labbra, rischi proprio di... come si dice, far vedere che il labbro arriva prima alla bocca e dopo arriva tutto il resto. Mm-hmm. Assolutamente sì, mettiti un po' di burro. Mm-hmm. Con il burro, magari con il burro logicamente, quello che magari acquistato, oppure anche il burro normale, adesso non lo so, può essere stando a casa, abbiamo provato di tutto e di più, no? Quindi magari prova a mettere un po' di burro e vedere proprio che colore esce. E guarda quel colore e da là puoi tirar fuori praticamente il colore del rossetto. Mm. Provi. E ce ne sono un'infinità adesso di rossetti. Mm-hmm. Allora, poi dicono, concordano con te con il fatto che bisogna essere autonome, soprattutto dopo questo periodo emergenziale. Beh, all'amore tuo. Mm-hmm. Esatto, in questo caso userei il modo di dire impara il mestiere e mettilo da parte. Saper fare come in questo caso è importante. Sì. Mm. Al giorno d'oggi così dobbiamo saper fare un po' di tutto, ma anche farci proprio accompagnare, un po' di tutto, ma farci accompagnare anche da persone che sono competenti, soprattutto perché in giro c'è di tutto anche, quindi certo, bisogna stare attenti. Mm-hmm. No, ma anche in questo caso a casa, ad esempio,
che non ci sono i parrucchieri, purtroppo ci sono persone che sono abituate ad andare ogni settimana e stando a casa non sono neanche magari in grado di farsi una piega da sole. Ecco, magari il lato positivo di questa situazione critica è che finalmente imparano anche a gestirsi da sole, farsi qualche piega da sole, che può sempre tornare utile. Sì, questa è una cosa che appunto ho fatto e sto facendo ancora adesso, che ho un gruppo proprio, che stiamo fino al giorno del coronavirus, dove praticamente insegno a farti il colore dei capelli, a farti la piega, a truccarti, tagliarti la frangetta, cioè quelle piccole cose che servono proprio per stare a casa, ecco. Ed è che ci vuole poco poi, non è che ci vuole tantissimo, però devono essere fatte con semplicità. Certo, poi in ogni caso alla fine di questa diretta metto i contatti di Cinzia, così chi vuole può vedere cosa fa un po' più in dettaglio e appunto seguirla, come con tutti gli ospiti, quindi appunto se qualcuno mi chiede come contattarti, metto dopo alla fine i contatti del suo sito o la pagina, così potete andare a vedere. Anche il colore non è facile farlo da sole, infatti stavamo dicendo che sì, bisognerebbe imparare anche quello, almeno una volta nella vita, provare a farlo, e più che metterselo, secondo me è difficile, ci vuole suggerimento su quale colore e quale tonalità scegliere. Esatto. E anche questo, logicamente, ho fatto una collaborazione con un'azienda proprio per questo, che ti arriva proprio il kit del colore a casa, e io ti consiglio praticamente proprio anche il colore adatto proprio al tuo incarnato e tutto quanto. Questo è un altro gruppo di altre cose che ho fatto, sì. E stamattina, come vi dicevo, ho fatto proprio i colpi di luna. Per chi non lo sa, cosa sono i colpi di luna? Sono il contrario dei colpi di sole, che sono praticamente, perché proprio una cliente mi esponeva: Cinzia, devo farmi i colpi di sole, non riesco. E si è fatta da sola praticamente questa cosa, no? E allora ho detto: bene, allora faccio un video. Anch'io era la prima volta che li facevo su di me, però sono cose che appunto le persone hanno bisogno in questo periodo. Io li ho fatti per anni, li faccio anche ogni tanto proprio per valorizzare proprio l'incarnato, e quindi l'ho fatto come video perché aiuta, cioè più di questo periodo cosa si può fare? Cioè dobbiamo anche dare quel qualcosa che serve, cioè certo, farvi velocemente. Poi c'è Daniela che chiede: chi ha la ricrescita grigia ai capelli? Scusami. Chi ha ricrescita grigia e capelli tintura ghiaccio, come fa? Chi ha ricrescita grigio e tintura ghiaccio? Bisognerebbe proprio rivolgersi al proprio parrucchiere che ti fa il colore, perché è difficile. Cioè lui sicuramente, il parrucchiere, ha tutti i dati anche di solito nel sistema, nel computer. Assolutamente. Cioè queste sono cose un po' più particolari, ecco, certo. Cioè, finché sono cose semplici, che è un colore semplice, è una cosa, se no, purtroppo in queste cose bisogna anche usare magari, ecco, degli spray che magari trovi anche. Allora, visto che alcune chiedono proprio argomenti un po' più specifici sui colori, ammoniaca e così via, vi anticipo che a breve avrò anche un professionista parrucchiere qui come ospite, quindi ci riserviamo tutte queste domande anche per il parrucchiere, diciamo, che ci darà anche qualche suggerimento. Allora, Pina dice che in questo periodo ho imparato a farlo da sola la tinta, prima mi aiutava mia sorella, quindi brava Pina. Avete notato quando... E chiedono, scusami se ti interrompo, due persone, come si fanno i colpi di luna? Appena uscirà il video, appena uscirà tutto l'ambaradam che sto facendo, vi farò vedere, perché non è stato facile. Comunque questo ve lo spiegherà il parrucchiere. Io vi chiedo solo una cosa: quando avete un colore in testa,
quando vi siete fatto il colore, notate che il vostro viso si illumina o il vostro viso si spegne? Questa è una domanda che vi faccio, perché tante volte capita di mettersi su un colore così, scelgo questo colore, scelgo questo, tanto così, tanto, oppure voglio vedermi rossa, voglio vedermi bionda, voglio vedermi castana, mm-hmm. E poi magari notate che si vede la Coupe Rose, vi si notano di più le rughe, e quindi vuol dire che il colore che accostate vicino al volto non è il vostro colore. E la stessa identica cosa vale appunto del colore che indossate sulla maglia, sull'abito, che comunque riflette sul viso. Quindi proprio io sono più per la scelta del colore adatto, ecco. Ok, esatto. Si illumina. Se si illumina vuol dire che è il colore giusto, perché notate anche su di me, per esempio, se io avessi un color rosso, magari non so, aranciato, il mio viso perderebbe proprio di luminosità, magari certe imperfezioni si notano di più. Quindi vi raccomando, il colore è fondamentale, deve essere giusto. Questo fa già parte di una consulenza, proprio dall'armocromia alla forma del corpo, è tutto proprio d'immagine. Infatti, ad esempio, le persone che stanno in TV non sono vestite a caso, ma comunque c'è qualcuno dietro che gli suggerisce i vestiti colori adatti per risaltare ancora di più il viso e le varie caratteristiche. Quindi sì, c'è tutto un lavoro dietro, non è solo in un intervento di 20-30 minuti che si riesce a esprimere queste cose. Quindi ci sono professionisti come te che aiutano le persone proprio a scegliere e a definire i colori che li stanno meglio, e tutto il lavoro appunto dietro. Ok, Cinzia, io direi che per oggi abbiamo già detto abbastanza, dato tantissimi suggerimenti, quindi per rifare il succo, diciamo riassumere un pochino in breve, non trascuratevi, anche se state a casa e non dovete lavorare, ma come ha detto Cinzia, cerchiamo di mantenerci anche femminili in casa, magari curandoci i capelli, mettendo un po' di trucco, anche se non abbiamo nessuno, facciamolo per noi stessi, perché è importante sentirsi belle a modo nostro, come dici tu, bella a modo tuo, anche stando, se siamo da soli a casa o se andiamo a fare la spesa, ma è importante appunto valorizzarci, e iniziando anche a riabituarci, perché manca ormai poco al essere un po' più liberi, ovviamente non ancora come eravamo liberi prima, però insomma pian pianino appunto ci permetteranno di uscire sempre più, e quindi dobbiamo di nuovo ritornare a curarci come prima. Sì. Quindi Cinzia, terminiamo, io ti saluto e ti ringrazio per i tuoi suggerimenti e per essere stata mia ospite. Adesso metterò il tuo sito, così chi vuole, perché qualcuno già stava chiedendo il gruppo, il nome del gruppo, quindi potete contattare. Bella modo tuo. Bella modo tuo. Lo trovate praticamente sulla pagina comunque. Mm-hmm. Quindi potete andare a vedere, contattarla. E niente, ti saluto qua. E ci vediamo alla prossima. Grazie e buona giornata a tutte, e viso in forma e bella modo tuo. Grazie Cinzia, ciao. Ciao, grazie. Grazie a voi, ciao. Ok, quindi andiamo, curiamoci e non trascuriamoci, quindi non solo la pelle, non solo ginnastica facciale, ma è importante tutta la cornice che sta anche attorno al viso. Per quanto riguarda la pelle, invece, domani abbiamo un nuovo ospite, c'è un altro ospite, quindi questa settimana avremo parecchi ospiti, a dire il vero. Domani ritorna con noi la cosmetologa Sonia Rovesti, e parleremo di pelle, quindi come prepararci all'estate, sperando che potremmo andare al mare a prendere il sole. Comunque è importante anche preparare e sapere come prepararci al meglio, ovvero come proteggere la nostra pelle dai raggi solari o dall'estate che a breve sarà qui. Quindi domani ti aspetto alle 5:30 con la cosmetologa Sonia Rovesti, che è già stata mia ospite, e se non l'hai visto le puntate insieme puoi andare a rivedertele. Grazie per aver seguito questa diretta, ti mando un abbraccio e ci vediamo domani alle 5:30. Ciao, ciao a tutti!